Ecco, avete sentito la sigla del Criticador e adesso parliamo, ne abbiamo già parlato, delle esternazioni del generale Vannacci. Come sapete, avevamo criticato il fatto non tanto sul quanto detto, quanto il fatto che chi riveste certi ruoli dovrebbe avere una terzietà e non dovrebbe essere così esposto, ad esempio, con frasi piuttosto gravi contro gli omosessuali o gli immigrati. Ecco, allora, a parte questo, io vorrei tornare a parlare del generale Vannacci, un po' perché la sua vicenda ricorda un po' alcuni aspetti un po' tragicomici, come del colonnello Buttiglione, ricorderete, altro gradimento di Arbore. Convinta Ma poi famiglia, ci perché ci trasferimmo sono a frasi Berlino che per voglio la farvi prima volta. sentire. Cominciai a venire a contatto quotidianamente con persone di colore. Mi ricordo nitidamente quanto suscitassero la mia curiosità, tanto che nel metrò fingevo di perdere l'equilibrio per poggiare accidentalmente la mia mano sopra la loro, mentre si reggevano altrettanto bene dei vagoni, per capire se la loro pelle fosse al tatto più o meno dura e rugosa della nostra. Il generale si lamenta poi che la parola patria sia stata sostituita dalla parola diritti. Poi propone di non piantare più alberi ad alto fusto, ma soltanto cespugli, così quando cadranno non faranno danni. Escono i talebani dell'ambientalismo, non dobbiamo salvare il pianeta. Il generale difende invece le tonnellate di CO2 che ci permettono di nascere in uno stato di nuovo con l'immigrazione. Le società multietniche colorate, le più insicure. Delinquenti etnici. Lo dice chiaramente, per molti versi non le tollero le altre società. Poi il generale scrive che Paola Egonu non ha tratti somatici che possano rappresentare l'italianità, che si può invece scorgere in tutti gli affreschi, i quadri e le statue che dagli Etruschi sono giunti ai giorni nostri. E la paragona a un panino del McDonald's. Sono ormai più di 50 anni che abbiamo McDonald's in Italia e che milioni di italiani si cibano dei suoi prodotti, ma nessuno si azzarda a dichiarare che i panini con hamburger e ketchup facciano parte della cucina tricolore. Capito? Perché Paola Egonu non può rappresentare l'italianità. Poi il generale fa un salto nella modestia. È evidentemente una delle sue caratteristiche. E questo è quel che dice di se stesso. Ritengo che nelle mie vene scorra una goccia del sangue di Nea, di Romolo, di Giulio Cesare, di Dante, di Fibonacci, di Giovanni dalle Bande Nere e di Lorenzo de' Medici, di Leonardo da Vinci, di Michelangelo, di Galileo, di Mazzini e di Garibaldi. Poi la soluzione finale. La convivenza di più civiltà è tanto più pacifica quanto più vi è il dominio di una civiltà sull'altra. Sull'immigrazione, comunque, il generale ce l'ha con tutti. Ma secondo me il passaggio più incredibile è quando il generale si scaglia contro gli asili nido e i servizi all'infanzia. Secondo lui, nati per colpa del rifiuto da parte dei movimenti femministi di tutto il mondo della figura di donna madre. E io che pensavo che gli asili nido fossero pochi e troppo cari, e invece scopro che sono proprio sbagliati e che non dovrebbero proprio esserci, perché la donna nella sostanza è nata per prendersi cura della casa e dei figli. E poi voi capite quello che diceva prima il criticador, e cioè che un generale che ha ai suoi ordini anche molte donne soldato, dovrebbe fare i conti con questo tipo di atteggiamento. Ecco perché noi con affetto consigliavamo al generale di dimettersi dall'incarico pubblico ufficiale e di intraprendere la sua carriera politica. Avete letto che c'è la Lega pronta ad accoglierlo. Proposito di accoglienza. Ecco, l'altro aspetto del Criticador riguarda questo. Vedete che Lukaku, che arriva a Roma, grandi festeggiamenti per i tifosi, però succede qualche cosa che sinceramente mi lascia perplesso. Per vedere, soltanto vedere l'aereo che arrivava, si avvicinava a Ciampino, i tifosi sono saliti sulle auto, danneggiando tetti, rompendo vetri, insomma,
un'accoglienza così molto calda che dimostra l'assoluta mancanza di rispetto e di buonsenso che oggi c'è nei confronti degli oggetti, ma purtroppo, come abbiamo visto, si trasmette rapidamente nei confronti della vita ed è davvero una cosa drammatica. E io credo che su queste parole il Criticador vi possa salutare.